la parte che sta per seguire di 610 è dedicata a una cosa molto eterea, una cosa in cui molti dei nostri radioascoltatori credono: gli astri, la divinazione del futuro, la predizione di quello che succederà nelle nostre vite a seconda di come si muovono le stelle e gli astri del cielo. È proprio dal 1981, anno in cui Sting fece uscire, pubblicò questa canzone dei Police, che noi in redazione qui a 610 ci occupiamo di fare l'oroscopo ai nostri radioascoltatori. In 29 anni di onorata carriera di oroscopatori, noi abbiamo divinato il futuro a un sacco di radioascoltatori e l'abbiamo affidato tra l'altro a dei grandissimi personaggi, tra cui anche Saturnus. Oggi invece se ne occupa per noi un nuovo astrologo, al quale diamo il benvenuto. Buon pomeriggio. Grande. Eccolo qua. Lui è il mago. Sì, sono entusiastico. Sì, anche noi. Mago Aserf. Grande successo di questo oroscopo. Era 5, va benissimo. Età di Audi, Lombardia 77%. Sì, lo sto sentito. Sicilia 88%, 100, sì. 76% sono donne di sesso femminile, sì, sì. 35% dagli 83 anni ai 96 anni, pensa te. 12 camionisti, 21 gay e 14 suore. L'avevo sentita questa cosa. È l'ascolto di questo oroscopo, va a gonfivele. È fantastico. Ariete. Sì, partiamo con... Non credete alle apparenze, no. L'abito non fa il monaco. No. Toro, ripugnanza. Gemelli. Litigate con vostra moglie o marito che si divoglia. Tu qui lì, tu là qui, tu hai torto lì, puh, non è bello, tu non fai bene le cose che devi fare, puh. Come? Cancro. Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori. Ok. Leone, non vi piacete. Ricorrete alla chirurgia estetica. È vero, è una cosa tipica. Vi rifate il seno, il labbro di sopra, il labbro di sotto, un naso, cosce, ale e petto. Vi rifate tutto. Non vi piacete voi stessi. Io non so del Leone. Vergine. Sì. Marte e Giove sono in quadratura. Che vogliamo fare? Che facciamo? Ce la vogliamo prendere? Dobbiamo fare, cioè, arrabbiarci? Se stanno in quadratura. Vogliamo urlare? No. Vogliamo chiamare i carabinieri? Stanno in quadratura, che devi fare? È così. Bilancia. Condizione di cielo molto nuvoloso, tendenze ad ampie schiarite con nuvolosità residua. Sì, però queste sono le previsioni. Scorpione. Arruffamenti. Vedi. Sagittario. Non attendete troppo, non attendete oltre, non perdete tempo, cercate di essere veloci, dovete, per esempio, troppo tardi. Capricorno, soffrite di insonnia. Per farvi venire il sonno, guardate la TV, contate le pecore e per fare prima le contate a 100 a 100. È così, ne contano di più. Acquario, per i nati acquari, disturbi allo stomaco da non confondere con miopia. Vedi, che sono cose che confondo ogni tanto. Esatto. Sono nati sotto il segno dell'acquario Pamela Anderson, Sofia Lore, Silvia Toffanin, il cantante Morga, e il mio collega, l'astrologo Paolo Fo. Paolo Fox. Pesce. Sì. Troverete lavoro all'80%, però al 90% lo troverete. All'80%. Grandine, però. Neve. Amore bene, salute mal di testa poco, quasi niente, va. Lavoro è giusto, numero fortunato è 7, come Magnifici 7, i 7 vizi capitali, sì. E di quando uno aveva 7 anni, pensa, 7. C'è stato un momento in cui ognuno di noi ha avuto 7 anni, i setter, i cani setter e i 7 cinematografici. I 7, ok. Salute, finito. Fatti, personaggi, avvenimenti sono puramente casuali. Bene, salutiamo il mago com'era? Me ne sono andato io. Cioè. Già andato via, quindi vabbè, non mi ricordo il nome, comunque l'altro dovrebbe essere Arfas, Arfar, l'altro lo cambia sempre. Vabbè, sì. Abbiamo un ritmo.